Non è passato un anno dall'inizio dei lavori e la tomba di Cristo nella Basilica di Gerusalemme viene restituita alla venerazione dei fedeli. In realtà è stata chiusa solo per 36 ore, ma ora il monumento costruito sul Santo Sepolcro è stato definitivamente riconsegnato, pulito e rafforzato in ogni sua parte. C'è grande soddisfazione in chi ha diretto i lavori, eseguiti dall'Università Tecnica Nazionale di Atene. We are proud that the National Technical University of Athens. Siamo orgogliosi che l'Università Tecnica Nazionale di Atene abbia raggiunto questo traguardo. È stata una grande sfida per noi e lo è tuttora. Abbiamo dovuto assicurare la stabilità strutturale del monumento. Potete vedere che non ci sono più i sostegni in ferro risalenti al mandato britannico posizionati nel 1947 per fermare lo slittamento dell'edicola e ora non sono più visibili. La sfida era di preservare i valori artistici e di metterli in evidenza. Was a major challenge and to reveal them. È una soddisfazione per i tanti benefattori che hanno sostenuto l'impresa. It is a project that became feasible. È un progetto che è stato reso possibile grazie alle generose donazioni del Fondo Mondiale per i Monumenti. Abbiamo con noi Bunny Barnum in rappresentanza della Presidenza e le generose donazioni di molti privati, di russi, del re di Giordania, del presidente dello Stato palestinese, di quello ungaro e di altri. E vogliamo esprimere loro tutta la nostra gratitudine. Il restauro del Santo Sepolcro, costato oltre 3 milioni di euro, non era prorogabile. Chi non ricorda le travi in legno di ferro che da 70 anni lo tenevano malamente insieme? Io mi complimenterei con l'Università Tecnica Nazionale di Atene perché eravamo abbastanza a conoscenza del deterioramento dal punto di vista estetico, ma fino a che non è stato loro possibile avere accesso al monumento ed ispezionarlo, nessuno si era reso conto di quanto precaria fosse la situazione e di quanto i lavori di consolidamento che hanno stabilizzato e rafforzato la costruzione siano stati importanti. Vorrei dire che se questi restauri non si fossero fatti ora, ci sarebbe stato davvero il rischio che potesse accadere un collasso, perché era l'impalcatura a tenere tutto insieme. Si è trattato quindi di un intervento davvero necessario, un intervento abilmente pianificato ed eseguito. Il restauro adottato per il Santo Sepolcro è stato di tipo conservativo. L'edicola, cioè il monumento eretto sul luogo della tomba, non era particolarmente antica, ma aveva subito consistenti danneggiamenti per varie cause. La scelta del gruppo di Atene era quasi una scelta obbligata perché il monumento stesso era stato costruito poco più di 200 anni fa proprio da architetti di origine greca. L'architetto principale si chiamava Komnenos, così è questa edicola presente è conosciuta come l'edicola di Komnenos. La costruzione di Komnenos è stata quasi radicale, anche le iscrizioni che ricordano questo lavoro, scritto in greco sulla facciata dell'edicola stessa, dicono che l'edicola è stata ricostruita dalle fondamenta, perciò è stata rifatta totalmente. L'edicola precedente si può soltanto conoscere attraverso disegni e descrizioni che erano state fatte precedentemente ad un incendio molto violento che nel 1808 aveva infuocato la cupola, che era a quel tempo di legno. Le travi, 52 travi, grosse travi, erano cadute, bruciando sopra il monumento precedente, danneggiandolo irreparabilmente. Questa era stata la ragione di dover ricostruire l'edicola dalle fondamenta. Facendo il restauro di questo monumento, che ormai aveva già un 200 anni e che era stato già danneggiato dal tempo, dai terremoti, a volte anche da un po' di trascuratezza e dalla pioggia che penetrava dal tetto della cupola che usava essere un tempo aperto, mentre oggi c'è un piccolo tetto di vetro che chiude il centro della cupola. Questi restauri hanno permesso di trovare tuttavia alcune tracce degli edifici precedenti e di alcuni degli edifici precedenti e della stessa roccia originale che costituiva la tomba all'epoca di Cristo. Nell'eseguire un restauro, il momento più gratificante è il primo, è il trovarsi in contatto con la storia del monumento, che quale fedele testimone ti parla dei secoli passati. E di storia qui ne è davvero transitata molta. Il Vangelo dice che
alla morte di Cristo, un ricco signore di Gerusalemme, discepolo segreto di Gesù, chiamato Giuseppe di Arimatea, si occupò della sepoltura del corpo di Gesù e prestò a lui la sua tomba nuova che egli stesso aveva scavato nella roccia per sé medesimo. Parte di questa della roccia, che è quella stessa roccia che è menzionata nel Vangelo per la tomba di Cristo, è stata vista nei restauri, in particolare sul lato del banco funerario dove si pensa che il corpo di Gesù fu disteso, e anche qualche cosa nelle pareti intorno. Almeno in due delle pareti è stato possibile osservare la presenza ancora della roccia, su una delle pareti fino a quasi 2 metri di altezza. I pellegrini antichi ci dicevano invece che tutta la camera era preservata e dappertutto si potevano vedere i resti della lavorazione eseguita per cavare la roccia e ottenere la camera funeraria nel suo interno. Originariamente la prima edicola, la prima costruzione sopra la tomba di Cristo era stata fatta dall'imperatore Costantino nel IV secolo, dopo che sua madre, la regina Elena, aveva visitato il posto che si chiamava ancora il Golgota, il luogo del cranio, e come tale era ancora conosciuto, solo che i pagani l'avevano ricoperto con un grande terrapieno sopra il quale era edificato un tempio, secondo Eusebio di Cesarea dedicato alla dea Afrodite, secondo San Girolamo dedicato al dio Giove. Comunque un tempio pagano era stato costruito su di esso. Dobbiamo all'imperatore Costantino, il primo tra gli imperatori romani che lasciò la libertà alla religione cristiana nell'impero, dobbiamo a lui la decisione di abbattere il tempio pagano e ricercare la originaria tomba di Cristo. La tomba fu ritrovata e sopra questa tomba ritrovata l'imperatore Costantino edificò la sua basilica, la Basilica di Costantino, parte della quale esiste fino ad oggi e si vede nella maestosità delle murature che sono intorno, chiaramente sono delle murature romane, almeno fino ad una certa altezza. Nel 1909 un califfo risiedente al Cairo infierì contro molte chiese e molte sinagoghe all'interno del suo regno, provocandone la distruzione. Ma la distruzione più celebre che egli eseguì fu quella appunto della tomba di Cristo. Dopo la distruzione del califfo Hakim nel 1009, il mondo cristiano si mosse per restaurare la basilica così distrutta e da principio fu un piccolo movimento di cristiani locali, ma poi l'imperatore bizantino prese a proprio carico il restauro del monumento. Questo imperatore si chiamava Costantino, anche lui come Costantino il Grande che aveva costruito il primo, però per distinguerlo si usa aggiungere il suo soprannome, Costantino il Monomaco. Questo restauro fu un restauro modesto, tutto sommato, perché non fu restaurato tutta la basilica costantiniana, ma soltanto la parte che sta attorno al monumento, alla tomba di Cristo, chiamata in greco Anastasis, cioè risurrezione, e da noi più comunemente il Santo Sepolcro. Questo restauro è avvenuto nell'undicesimo secolo e è ben testimoniato dalle moltissime copie che sono state fatte di esso in molte chiese dell'Europa nell'undicesimo e nel dodicesimo secolo. Quasi tutte riflettono il monumento più piccolo come era stato realizzato dall'imperatore Costantino il Monomaco, mentre la grande costruzione di Costantino è dimenticata e in pratica non esiste più fino ad oggi. Toccava ai crociati che vennero nel secolo seguente, nel XII secolo, in Gerusalemme, toccava a loro cercare di ridare enfasi al luogo attraverso una nobile architettura, il che fu fatto nella seconda metà del loro regno. Dagli anni 1160 in poi fu restaurata la zona del Calvario, poi la zona di fronte all'edicola del Sepolcro di Cristo,
E praticamente la chiesa, così come è oggi, riflette l'architettura dell'epoca crociata. E dopo la partenza dei crociati, infatti, la chiesa cade in una situazione di povertà e non furono più potuti essere eseguiti lavori importanti all'interno della basilica. Quindi fino ad oggi noi viviamo e frequentiamo la basilica dell'epoca crociata. Il restauro è iniziato con il riportare in luce e documentato con precisione ciò che non era visibile. There were removed all the marble slabs. Sono state rimosse tutte le lastre di marmo sotto il livello del pavimento e da qui alla zona superiore. Tutte le pietre numerate sono state trasportate nella soprastante Galleria Latina, dove è stato approntato un laboratorio conservativo, in cui sono state custodite per poi essere riportate giù e riposizionate. Certo, tutta questa documentazione l'abbiamo ed è a disposizione di tutto il mondo. Quanti secoli, quanta storia, 2000 anni sono passati e restano inspiegabilmente presenti in questo luogo. Sì, abbiamo scoperto che Komnenos, nei suoi lavori di restauro 2 secoli fa, aveva coperto i suoi primari ritrovamenti con la struttura perimetrale da lui sviluppata. Siamo andati ad aprire la tomba e abbiamo avuto l'opportunità di prelevare alcuni reperti con il permesso dei capi delle 3 comunità cristiane e ne riferiremo in dettaglio il 22, ma posso anticipare che si tratta di ritrovamenti molto importanti. La lastra ornata, cioè la lastra di marmo sopra la pietra dove fu deposto il Cristo, è stata esaminata e le fessure in malta sono risultate appartenere all'epoca costantiniana, il che significa che la tomba dell'epoca costantiniana è effettivamente quella che abbiamo qui oggi. Abbiamo avuto conferma che la lastra superiore in marmo bianco e rosa, quella che Beitel ha affermato in accordo con le testimonianze dei pellegrini essere del XIV secolo, dovrebbe realmente risalire a quel periodo. Sembra quindi che ci troviamo di fronte ai vari strati della storia di questo luogo. Le tessere ritrovate sul retro della tomba risalgono all'epoca del restauro di Bonifacio di Ragusa. Quindi abbiamo tutti gli strati della storia, dall'epoca di Costantino a quella bizantina, perché la malta dell'ingresso basso della Cappella degli Angeli alla stanza della tomba vera e propria è del periodo dei restauri dell'imperatore Monomaco in epoca bizantina. Poi abbiamo attestazioni della prima e della tarda epoca dei crociati, dell'epoca rinascimentale, dell'epoca di Bonifacio di Ragusa e indubbiamente dell'epoca dei restauri di Komnenos. Siamo qui davanti a un monumento che parla della propria storia. Dobbiamo rispettare questo flusso e questa unità di storia, di religione e il messaggio che ci sta donando. Of history, of religion and the message that it is giving to us. Dopo il primo rilevamento della situazione, si è proceduto al restauro vero e proprio, con il consolidamento della precedente struttura lesionata e la ripulitura generale. We removed the stone. Abbiamo rimosso la pietra, la lastra della Santa Edicola e abbiamo aperto, come avevamo previsto, con tecniche non invasive e questo ci ha permesso di capire meglio come intervenire. Quindi abbiamo riparato i muri esterni con rocce compatibili della zona, abbiamo iniettato malta e abbiamo livellato con la santa roccia per poi consolidarla. A questo punto abbiamo aperto la tomba per proteggerla e abbiamo scoperto la storia. Abbiamo poi riposizionato le lastre di pietra che erano su nella Galleria Latina, pulite, custodite e numerate. Infine tutto è tornato nella posizione originale. Abbiamo riposizionato le colonne con ancore di titanio e chiodi, dovreste vedere qui la copertura in marmo, e certo in questa procedura è stato fatto molto lavoro di conservazione sulla volta, nella stanza della tomba e nella Cappella degli Angeli. I valori artistici sono venuti a galla per la prima volta, affreschi, disegni su muro, sculture. Vedrete molti dettagli che ricreano l'atmosfera della tomba di Cristo e della sua resurrezione. L'aspetto unico di questo restauro, che ha coinvolto gli esperti e gli stessi operai, è che si tratta del sepolcro di Gesù. Chi non ricorda il Vangelo quando racconta del sepolcro nuovo scavato nella roccia accanto al luogo della crocifissione? Si arriva a Gerusalemme e dov'è la roccia? Non ricordiamo che la distruzione del califfo Achin ha colpito la roccia originaria del sepolcro. Per questa ragione non abbiamo più la camera scavata nella roccia come veniva descritta dagli antichi pellegrini, ma abbiamo soltanto alcune pareti, alcune parti della roccia.
Queste parti fino ad oggi erano nascoste dalle murature recenti, invece durante i lavori di restauro sono state in parte messe allo scoperto e sono state viste. Anzi, fino ad oggi è possibile vedere qualche parte di questa roccia perché è stato lasciato opportunamente come una specie di finestra attraverso la quale si può vedere a poca distanza dietro la parete rocciosa. La grotta dunque non si può oggi più vedere. Chi arriva adesso vede un monumento costruito con pietre, ma sappiamo però e abbiamo un piccolo spiraglio per poter constatare che realmente dietro queste pietre c'è ancora parte della roccia originale del sepolcro di Cristo. Credo che questo è stata la cosa più importante che durante il restauro è apparsa. In certo modo si sapeva che doveva esserci qualche cosa, ma non si sapeva quanto, né dove, invece ora questo si conosce. Momento indimenticabile, quello in cui è stata sollevata la pietra baciata con fede da milioni di cristiani, sotto la quale è stata ritrovata la roccia autentica, dove il corpo di Gesù rimase per 3 giorni. That moment was a unique moment not only for us, but for all humanity. Quel momento non è stato unico solo per noi, ma per tutta l'umanità, perché il messaggio è arrivato a tutti, a tutte le persone, a tutti i continenti. Abbiamo sollevato la lastra superiore della tomba e la vera pietra tombale di Cristo è stata messa allo scoperto. Dopo aver ottenuto il permesso dei 3 capi, il patriarcato greco, ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III, il custode dell'ordine francescano, Francesco Patton, e il patriarca armeno, Nuhah Manukyan, abbiamo aperto la tomba, l'abbiamo pulita dal materiale che la ricopriva, abbiamo rinvenuto una lastra di marmo rotta con una croce incisa. Questa croce era una croce di Gerusalemme, come è stato accertato. E da qui è fuoriuscita tutta l'energia che ne ha portato il messaggio al mondo intero. The people of the world received this message. Per chi tornerà pellegrino a Gerusalemme, l'impatto con il Santo Sepolcro sarà sostanzialmente diverso. The monument was surrounded by a scaffolding. Il monumento era circondato da un'impalcatura che rendeva molto difficile apprezzarlo e questa impalcatura era spesso usata dai fedeli per poggiare candele, quindi tutto l'esterno dell'edificio era ricoperto di nero. Niente era leggibile, nessuna di queste scritte, non si poteva capirne il vero colore. Dentro la tomba c'erano disegni che non si potevano nemmeno decifrare. Nessuna delle decorazioni sulla volta era visibile, quindi questa è una completa trasformazione del monumento, così che sia oggi, per la gente di oggi, quello che doveva essere. E qualcuno spererebbe che questo possa stimolare un nuovo rispetto da parte dei visitatori, che possano apprezzare e godersi la bellezza della costruzione e ciò che questa bellezza porta con sé in termini di valore, l'incredibile importanza di questo sito dalla prospettiva secolare, che possa stimolare il rispetto. Le comunità stanno già parlando di come il proprio pensiero sia cambiato. Il risultato di questo progetto è di essersi uniti e di aver cooperato nel restauro, perché ogni comunità deve avere uno spazio nella Chiesa. Tutto questo potrebbe davvero accadere e rappresenta già un enorme passo avanti in termini di cooperazione ed impegno per il futuro. Tutti conoscono le spartizioni, le divisioni e addirittura le risse che avvenivano attorno al Santo Sepolcro tra gli appartenenti alle varie denominazioni cristiane. Ora il restauro sembra smentire tutta questa fama negativa. La tomba di Cristo ha svelato ancora una volta la presenza di Cristo, che è una presenza di amore e di unità. È quanto è stato messo in evidenza da tante personalità presenti alla cerimonia di inaugurazione. Questo restauro è stato possibile grazie alla volontà di tutti, ma soprattutto delle 3 chiese principali che sono stati capaci di cambiare visione e con leadership di sapere portare tutti, anche i più recalcitranti, a un accordo che era necessario, che era atteso da molto tempo da tutte le comunità, dai nostri fedeli, ecco, per mostrare in quella chiesa che porta le ferite delle nostre divisioni anche la nostra volontà di curare le divisioni per andare verso le nuove generazioni con uno spirito migliore tra di noi. Sembrava una mission impossible, ecco, e invece, parafrasando quello che l'angelo Gabriele dice a Maria, nulla è impossibile con Dio. It's a message
to the world and to our region here that è un messaggio per tutto il mondo e per la nostra regione. Ciò che sembrava impossibile si è realizzato. E quanto abbiamo celebrato oggi, io credo sia un segno e una ispirazione per tutti. Come esseri umani possiamo superare noi stessi e ottenere il necessario per una pacifica e armoniosa coesistenza e servire la Terra Santa, specialmente Gerusalemme, ugualmente divisa tra le fedi abramitiche, giudaismo, cristianesimo e ovviamente l'Islam. Questo è il messaggio di quanto è avvenuto oggi. Sì, l'evento di questa giornata è assolutamente straordinario perché è il frutto, potremmo dire, il primo frutto maturo di una collaborazione tra le tre principali comunità qui a Gerusalemme, la comunità greca, la comunità latina, rappresentata ovviamente da noi e dal Patriarcato, e la comunità armena. E al tempo stesso è una cosa molto bella perché quest'anno celebreremo la Pasqua tutti nello stesso giorno e magari questo è anche il segno che in futuro potremo celebrarla non solo nello stesso giorno ma anche insieme. The meaning of today is the meaning of unity. Il significato di oggi è l'unità, la collaborazione, la cooperazione. Quindi ci fa molto piacere che i greci ortodossi, gli armeni e i cattolici siano giunti insieme a restaurare il Santo Sepolcro e invochiamo la grazia di Dio per tutti loro, per voi e per tutto il mondo. Preghiamo per la pace e l'unità. I restauri non sono finiti, resta dell'altro da fare nella Basilica del Santo Sepolcro. I lavori di restauro della Basilica non sono ancora terminati. Occorrerà ora pensare ai luoghi che rimangono ancora e soprattutto il primo luogo che è stato indicato è tutto il pavimento attorno all'edicola medesima che è piuttosto dissestato. Inoltre ci sono scavati sotto il pavimento delle trincee utilitarie che vanno controllate, rimesse in ordine, se possibile fatte in una maniera migliore sia per la conservazione del monumento stesso e sia per l'utilità pratica cui devono servire. Quindi prossimamente probabilmente si continuerà con il pavimento che c'è attorno all'edicola. Ogni lavoro però deve essere accordato prima di essere eseguito, perciò le tre comunità penseranno a decidere qual è il sistema migliore questa volta per procedere ai lavori. Restano i dati raccolti e offerti agli studiosi di tutto il mondo. Un restauro di questo genere è una miniera preziosa, dove continuare a scavare ed approfondire. La stessa fede ne riceve uno straordinario beneficio di realismo e di saldezza. The interdisciplinary laboratory we have established here with the three communities. Abbiamo istituito qui con le tre comunità un laboratorio interdisciplinare, un mezzo innovativo che ci permette di monitorare e assicurare la sicurezza del monumento. I dati di cui siamo in possesso dal momento che la ricerca sta andando avanti, nonostante il lavoro sia terminato, saranno a disposizione di tutti gli studiosi del mondo e anche delle persone interessate ai nostri dati, alla nostra storia religiosa e culturale. Speriamo che dopo il 22 marzo il Santo Sepolcro, monumento unico per la cristianità, possa essere un punto aperto, locale e internazionale, per l'educazione, la ricerca, la mutua comprensione, per una cooperazione internazionale di pace. Vorrei ringraziare tutti i media per la cooperazione e per aver disseminato per il mondo il messaggio della resurrezione. To the globe, the message of Anastasis.